Eccoci di nuovo. Diciamo che prepari. Adesso preparo la mia cena. Allora, ho qui dei tentacoli di polpo lessato, già cotto. L'importante è che sia già cotto il polpo, già lessato. Abbiamo due carciofi che ho già pulito e qui a Roma i carciofi sono un'istituzione. Mentuccia, prezzemolo, poi abbiamo bisogno di sale, olio, peperoncino e il filettino di acciughe. Faremo questi polpi in crema di carciofi e i carciofi li faremo nel tegame a prova aperti, belli rosolati. Quindi i gambi invece ci serviranno per fare la crema in cui andremo poi a cremolare i nostri tentacoli di polpo. Ok? Cominciamo. Poi ci vuole anche un pochino d'acqua per la cottura e un po' di vino bianco, quello non manca mai. Quindi cominciamo. Questa la utilizziamo per ultima, con mettere in cottura i carciofi. I nostri gambi, quindi scaldiamo le nostre pentole, io ho qui il mio, ciao Angelo, il mio olio, aglio e peperoncino, così facciamo prima, ecco qua, ne mettiamo un po', è già bello aromatizzato. Un pochino d'aglio, un altro pochino d'olio e ce ne aggiungiamo un altro cin cinin, un altro pochino e qui andremo a mettere i nostri gambi. Possiamo spostare questo, stessa cosa, i nostri carciofi li metteremo qui. Un pochino di olio anche qua, appena che abbiamo già messo quello. Ok, perfetto. Qua ci mettiamo il filettino di acciuga. Eccolo qua. E siamo a posto. Ciao Nicola. Bene. Adesso andiamo qui. Eccoci, perfetto. Come ho detto prima, con il gambo ci facciamo la crema, la nostra crema di carciofo. Mettiamo a pezzettini e lo andiamo in cottura, alla quale poi aggiungeremo anche del pecorino. Ecco qua, facciamo rosolare un po' e poi aggiungiamo un pochino di acqua e mandiamo in cottura. E questo va. Adesso, voilà! Ciao Graziella! Ciao Nicola! Riapriamo, vedete? Apriamo i nostri carciofi. In questo modo cuoceranno prima e verranno belli rosolati. Ok, ci mettiamo anche un pochino di sale, l'olio sta scaldando, eccoli qua, vedete, li abbiamo aperti. Mettiamo un po' di sale, ok, ci mettiamo la mentuccia, la mettiamo direttamente dentro. Se non avete la mentuccia basta anche il prezzemolo, non vi preoccupate, però la mentuccia ha il suo perché. E li andiamo a mettere nella pentola. Ok?
altro pochino di sale, poi dopo metteremo un pochino di vino bianco. E questi stanno andando così. Qui mettiamo un po' di lentuccia anche qua, vedete? Ciao Cesare! Facciamo rosolare e poi mettiamo vino e acqua anche qua. Ok. Benissimo. Andare bene bene, possiamo mettere un po' di vino anche qui, combiniamo. Ecco qua. Adesso li giriamo. Facciamo rosolare. Scusate, ma soffritto. Bene. Nel frattempo, tritiamo un pochino di prezzemolo, anche quelli vanno in cottura, e noi facciamo qualcos'altro, se volete mettere un po' cosa. Un po' di prezzemolino, ci sta bene. Poi andremo ad aggiungere alla nostra crema, quindi metteremo anche un bel po' di prezzemolo. Ok, prezzemolo e lentuccia verrà aggiunto nella nostra crema. Ecco qua. E poi facciamo evaporare il vino e aggiungeremo un pochino di acqua. E poi andremo a parlare. Anche qua possiamo aggiungere un pochino d'acqua e facciamo cuocere. E qui Alberto. Grazie. Molto gentile. Grazie Alberto. Allora, ecco i nostri bei carciofi, andiamo a andare qua. Ok, il vino è sfumato, ciao Vidal, e aggiungiamo un pochino d'acqua. Qua. Facciamo andare un po' d'acqua e dopodiché pulleremo. Facciamo andare un pochino. Prendiamo anche un altro puntino di prezzemolo. Abbiamo in abbondanza. Ecco qua. Ciao John. Ecco qua, un modo diverso per cucinare le nostre verdure, il nostro pesce. Ci divertiamo un pochino, eh? Come sempre.
ci piace tanto, eh? Ecco qua, poi prendiamo anche un limone e dopo ci servirà per grattugiarlo sopra le nostre cose. Quindi facciamo dentro, diamo un buon profumo di limone, un limone non trattato, mi raccomando. Qua. Dopo lo grattugiamo sopra il nostro piatto e daremo un profumo più di fresco. Qui prendiamo i nostri braccioli, bene. Quello che richiede più cottura è senz'altro la cottura del cacciolo, però sono piccolini, dovremmo fare abbastanza in fretta. Ok, ci siamo anche con la cottura di gambi, ci siamo quasi. Sta tirando un pochino, vedete, eccoli qua, molto profumato, non lo potete sentire, ve lo dico io, state sulla fiducia. Se riusciamo a togliere l'aglio è meglio, così non ci dà fastidio. Ho messo aglio e peperoncino, se riusciamo a togliere l'aglio. Eccolo qua, togliamo l'aglio così non ci dà fastidio. Siamo quasi pronti, eh? Eccoci qui. Bene, vediamo come stiamo, ci impostiamo con i nostri carciofi. Anche questi vanno a buon punto. Ecco qui, questo si è ridotto un pochino, aspettiamo ancora un po' e dopodiché potremo frullare il tutto. Eccoci qui, così ci vediamo. Abbiamo una panoramica più ampia. Bene, eccoli qua, ci siamo quasi. Anche questi ci sono quasi. Ok, ci siamo. Eccolo qua. Adesso lo andiamo a frullare. Ok. Mettiamo anche il prezzemolo. Un po' ce lo lasciamo per la decorazione. Poi ci mettiamo la mentuccia. E possiamo frullare. Ok. Abbiamo frullato, aggiungiamo anche il pecorino, molto saporito questo, quindi avete visto, sale ne abbiamo messo pochissimo, siamo pochissimo sale, se no dopo viene troppo salato. Abbiamo messo l'acciuga, abbiamo messo, mettiamo il pecorino. Oh, sta sprigionando tutto il suo profumo.
Benissimo. Mettiamo un po' di pecorino. Due cucchiai. Frulliamo insieme. E la nostra crema è pronta. Bella profumata. Perfetto, ci siamo. Con questa abbiamo fatto. Possiamo utilizzare direttamente questa pentola. Eccoli, siamo pronti, ci siamo. Adesso proprio pochi minuti e abbiamo tutto il nostro piatto pronto. Questo facciamo scrutolare del pennino. Eccoli qua. Bene, prendiamo il nostro piatto. Posizioniamo i carciofi che sono pronti. Eccoli. Ecco qua i nostri carciofi. In questo condimento, bello profumato con il carciofo, mettiamo il nostro polpo, lo facciamo rotolare, ok? Facciamo rotolare bene il polpo. Eccolo qua. Siamo pronti, Una volta che il polpo è rotolato, lo andremo a tremolare. Ciao Anthony! Ciao John! Finale! Eccoci qua, Ci siamo! Molto profumato, C'è un piatto foglio bello, bello forte. Bene! Eccoci qua! Il polpo, eccolo! Lo abbiamo rotolato, adesso mettiamo la nostra crema, un poco spento. Eccola qua. Abbiamo messo anche la nostra bella crema. Polpo. E il nostro bel piatto è pronto. Eccolo. Il nostro polpo con i carciofi è pronto. O per meglio dire, la mia cena è pronta.
bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!